Quindi vi ritrovate di fronte al bar con la tranquillità di quello che è l'ora di pranzo, dopo tutto quello che è successo. E quindi vi ritrovate lì tutti e quattro e avete l'indirizzo per andare a trovare la discoteca di Secco. Allora, no. Però... Noi dobbiamo trovare Secco, dobbiamo trovare Secco. No, non lo so però dove si trovano le persone. In giro? Cioè, ok, non sempre, però questo ci ha detto che lo troviamo in una discoteca, quindi presumo che... È vero, la balera, sì. Beh, posso arrivarci a cavallo dal tuo gatto? Quanto sei felice? Tanto. Ok, potresti scendere che sarei un po' meno felice, però penso che se non si ribella puoi farlo. Mentre loro discutono su dove andare, io quasi mi alieno dalla situazione, provo aggrappandomi i peli a cavalcare il pig peloso miau. Comunque il gatto si gira per annusarti e in una maniera molto languida gli fai simpatia possibilmente, accetta. Sono onorato. Accetta. E mi spalmo sul suo coppino cercando di entrare nei suoi peli. Ok, quello che tu provi nel momento in cui fai questa cosa appunto di essere quasi assorbita dal gatto, provi quella stessa sensazione di quando sei molto giù a livello emozionale, quando sei molto triste e ti accucci praticamente tra le coperte calde del tuo letto. Beh, andiamo! Vabbè, dai, su via, andiamo che dobbiamo muoverci a trovare questo ragazzo o qualsiasi altra cosa sia. Andiamo a trovare questo secco. Allora, camminate per le strade di questo paesino e comunque le persone che ci sono in giro sono molto poche perché a quell'ora la gente lavora, lavora sempre, non si ferma mai. Ormai non esiste più una vera tipologia di contratto, ormai i lavoratori non hanno più, diciamo, alcun diritto. Sì, ti scrivono 8 ore, ma tu ne fai neanche sai quanto, quindi Questo non è l'importante è distopico. produrre, l'importante è rendere grande il proprio paese. Manca la mia campagna piena di colori, di verdi, di fiori, no? E quindi con molta tia metto le mani in tasca e lascio cadere tipo dei coriandoli di stoffa colorati mentre camminiamo, lasciando questa scia. Pensando che questo è il massimo del contributo che posso dare in questo momento, perché le forze non mi permettono di fare di più. E in più ogni tanto comincia a spuntare, sempre nel momento in cui vi state avvicinando, in cui pensate che comunque mancano più o meno 5 minuti, qualche graffito in giro. Un brivido di entusiasmo mi attraversa. Io invece mi allontano un secondo dal gruppo soltanto per raggiungere quello che è il ceppo di uno degli alberi tagliati e con appunto il mio pennarello disegno una cosa al centro del ciocco. Cosa disegno? Un fiore. Ok, che carino. Ma questa cosa scaturisce un sorriso è tipo... Abbiamo una romanticona qui. mentre continuate per la strada, piano piano nella visuale si apre quello che è un enorme palazzo a un piano. Quasi diciamo un magazzino e capite che quello è la discoteca. Sentiamo, È sentiamo ancora la musica. spento perché è l'ora di pranzo comunque. Ma notate che vicino alla discoteca ci sono dei poster con scritto un abisso di colori e il simbolo sopra di un vietato completamente in nero. Fatto con una bomboletta nera. E ricollegate la cosa al titolo della discoteca, perché anche la discoteca si chiama proprio Un abisso di colori. E vedete che è un po' malandato, un po' impolverato, un po' grigio.
per essere una discoteca, mettiamola così. E dopo è stato un posto del genere, possa avere sopravvissuto in questa malandata città grigia. Beh, sarà effettivamente influente come dice. Non ho altre spiegazioni a riguardo, considerando quello che abbiamo vissuto all'interno del bar, quindi... Siamo arrivati, qui c'è il colore. Io rimango comunque guardingo perché non mi fido, anche se so tutte queste cose non mi fido. Ok, tu, dato che ti stai guardando un attimo meglio in giro e sei abbastanza guardingo, noti che all'entrata del cancello principale, tenendo che c'è un cancello che è più o meno largo un 4 metri, c'è un foglio di cartone A3 con scritto qualcosa sopra con un pennarello. Mi avvicino per leggere cosa c'è scritto. Rimanete chiusi, ridicoli. Scrivo proprio, ma anche meno, con una faccina sorridente. Okay. E io mi metto accanto, guardo e faccio, vedi, non fa più cagare di prima, perfetto. E si saranno tutti più arrabbiati. Quindi afferro due delle barre del cancello, ci infilo la testa, appoggiandomi, dicendo, adesso che dobbiamo fare, che siamo qui? Cioè c'è il chiusino di ferro che blocca le due ante della cancellata, quindi sì, un attimo va avanti il cancello. Ci arrivo? Sì, puoi arrivarci tranquillamente. Ah, infilo anche il braccio, proprio così che lo faccio. Ok. Tutti quanti vedete il cancello che si apre di botto e Rio ovviamente cade insieme al cancello perché è rimessa lì che stavi cercando di... Sì, sì, io rimango aggrappata a scimmia e giro insieme al cancello. Sì, sì, voi vedete mezzo busto che viene trascinato dal cancello. Io tipo parto sulle punte... Di fronte a voi si presenta quello che è un corridoio con tanti piccoli pali. Con delle lucine, soltanto che ovviamente le luci sono spente perché siamo in pieno orario di pranzo. E vanno verso quella che è l'entrata della discoteca. Ok, sì. E avviate l'entrata, arrivate davanti al portone, che sono queste porte a vento belle grandi. All'apertura di una delle porte, quella che si presenta di voi, davanti a voi, è una discoteca abbastanza moderna. È tutto spento perché comunque l'orario è quello che è. E quando muovete la porta, da lontano si sente: ehi, chi è? Chi c'è? Ah, sarà qualche altra dannata, dannato camiciato. E sentite proprio da una scalinata laterale sulla destra, vi si presenta di fronte un personaggio che una, a prima vista, donnona, una muscolatura non indifferente, questi spallacci tutti spinati, i capelli come se fossero dei tentacoli di un polpo rosso. Quello che spunta è un piccolo drappetto che utilizzano ogni tanto i camiciati come simbolo per riconoscersi tra di loro. Però lo vedete molto rovinato. Mi nascondo dietro Rain. Vado avanti. No, 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 nessun camiciato, nessun camiciato, ma... Fisso il distintivo e quasi mi chiedo... Scusa, stai dicendo a noi camiciati? Tu lo porti addosso? Però vedo che è un po' consunto, quindi... Cerco di capire qual è la situazione un attimo, aspetto la risposta di lei. Ah, questa cosa. Serve per ricordarmi lo schifo che facevo un po' di tempo fa. Allora mi rilasso un attimo, perché... Ok, allora significa che non fa parte dei incamiciati, almeno non più. Chi è che vi manda? È una barista di nome Claudia che ci ha chiesto di... venire qui per cercare qualche alleato. E mentre Rain parla, da sotto la sua giacca spunterà un avambraccio con una cipolla in mano. Piacere,
Il mio nome è Secco. Io sono Rain, quello con la cipolla e Ryu. E loro sono i miei compagni. Oh. Alex e Pione. E cosa ci fate qua? Stiamo cercando degli alleati per creare una di quelle manifestazioni che si facevano un po' di tempo fa. Mentre Rain parla, io con le braccia sotto la giacca mimo quello che dice. Quindi stiamo cercando, gli faccio tipo il cannocchiale mentre parla. No? Quando parla di manifestazione tiro fuori gli straccetti di agito tutti attorno. Ah, quindi vi ha mandato Claudia e penso state parlando dell'idea di rifare il Pride. Sì. Sì, proprio quello. Sì. Ah. Qual è la motivazione per cui quattro come voi dovrebbero convincermi a fare il Pride, ad organizzare il Pride? Perché abbiamo dei pennarelli, una cipolla e noi siamo colorati. È fortissimo. Ah, ok, certo. Convinto, facile! Certo. Facile! Diciamo che i tempi oramai potrebbero essere maturi, visto l'andazzo che sta, che si sta perpetrando in questa città. Sostanzialmente. Quindi secondo me un'area di cambiamento potrebbe anche essere il caso di farlo, oppure un atto rivoluzionario, vedere un po' così. E quindi voi quattro vorreste affrontare tutto quello che c'è là fuori? Io qua sono chiusa da un mese per colpa di quei bastardi là fuori. Non tutti hanno il coraggio di ribellarsi al governo che c'è ora, stanno tutti bene, tutti lavorano. Tutti fanno un lavoro da persone adulte, gli uomini fanno gli uomini, le donne fanno le donne, sono tutti felici, io no? Io mi annoio. Quindi, è tipo, le avvolgo un braccio intorno al collo, tipo, non lo so, in mezzo ai tentacoli. Intorno al collo muovono. Lei è tipo alta 2,10 metri. Ci provo, cioè, le butto il braccio, possibilmente gli arriva il mignolo, ok? Faccio, io mi sto morendo di noia. Quindi va bene, accetto il tuo punto di vista, che tu ci tenga magari a qualsiasi cosa tu tieni, non sono qua per giudicarti, ma conosceresti qualcuno talmente tanto colorato e impavido come noi? E poi mi metto così e le sfoggio il sorriso. Sapete cos'è quella cosa che fa veramente creare un legame tra due persone? Lei! E indico Rio. Sì. Quello che fa sono stare insieme in famiglia, fare famiglia, mangiare quanto le cose in famiglia, andare a prendere in famiglia. Quando tu esci, sai, vai a prendere le cose dagli alberi, che si sta tutti insieme, si fa famiglia, quando fanno gli amici che sono famiglia. Estrae la spada. Che devi fare? Tipo, con la punta della spada si toglie un po' di sporco da sotto l'unghia. Un bel duellino di spada. Perché due bei cuori che battono e si confrontano. Ma io non combatto per divertirmi. Divertitevi, io se non ho una motivazione non imbraccio un'arma. Preferisco combattere con questo e vedete che esco tipo un altro pennarello e poi me lo rimetto in tasca. Lei fa qualche passo avanti, si stiracchia, sentite proprio su. Chi si fa avanti per primo? Io mi lancio. La prima cosa che faccio ovviamente è sfilare praticamente la spada dal mio bastone. Lancio da un lato il contenitore e poi praticamente cerco di afferrare la spada che ha sulla mano. Lei perde la presa sulla spada? Ti sembra per un attimo che gliel'hai sfilata? Però comunque lei è abbastanza veloce. Riesce a riprenderla facendo un movimento di polso e cerca di colpirti, ma tu fai un passo indietro e la lama ti passa a pochi centimetri dal viso. Vedi un sorriso sulla faccia di Secco. Mi avvicino e con la mia spada, vado verso la sua spada, insomma, cerco di puntare l'elsa o la fine della spada per riuscire a disarmarlo. Allora, tu colpisci la sua mano, la senti? Però lei con l'altra prende la tua spada, ti trascina proprio in avanti e siete proprio faccia a faccia. I suoi tentacoli tipo
accarezzano il tuo viso. Ci vuole molto di più se ti vuoi ribellare a quegli stronzi. E con un piede ti dà un calcio e ti toglie la spada dalla mano. Dunque, nel momento in cui lei prende la spada, quindi alza una guardia, io che ho visto Rain partire, faccio una corsa alla Naruto. Ok. Mi scaglio verso di lei e l'abbraccio completamente, prendendola dalla vita. E mi metto, tenendo la stretta, mi metto a urlare: non è giusto, io non ho mai fatto questa cosa, eppure l'ho fatta e loro mi hanno aiutato, perché loro mi hanno dato coraggio a fare quello che io non ho mai fatto nella mia vita, cioè andare a chiedere una cipolla. Che questo non è giusto neanche per gli altri, perché ci sono molte persone che come me non vogliono uscire e invece poi lo fanno, perché ci sono altri che lo aiutano a fare. Allora, tu ti impatti contro di lei facendo questa cosa. Ok. Lei è tipo un muretto di cemento armato. Però le tue parole sembrano aver scalfito quella che è la sua armatura. Lei si blocca e si sente il clangore della lama che cade a terra. Si mette una mano sopra la testa, a pattino. E quindi le parole e il coraggio arrivano dalle persone più piccole. Bene. Sembra che qui abbia capito le vostre intenzioni. E sembra che siete abbastanza convinti nel fare quello che volete. Ho qualche dubbio per la ragazzina con i capelli azzurri là sotto. Ryu, tu vedi che proprio ti senti alzare da terra all'improvviso, perché lei ti prende per i tuoi gomiti e ti alza proprio per intera da terra. Ok. Tu comanderai il Pride. No, io non posso. Sì, farlo. Che puoi farlo. E ti dà un pattino sulla testa. E prende tipo... Senti un rumore di cianfrusaglie. E dalla sua gonna, che sembrerebbe tipo ci sia una sacca, prende un megafono e te lo posa sulle mani. Tu sei il capo. Cosa devo fare con questo? Come funziona? Tu porterai avanti il Pride. Mentre mi parla, io cerco di capire questo strumento. E accidentalmente lo appoggio vicino alle labbra e dico: io ho una cipolla! Mentre voi due, indicando Alexander e Rain, sarete insieme al gatto e alla tipetta a comandare, a stare davanti al Pride per difendere tutte le persone che avranno bisogno di voi. Siete d'accordo? Io mi alzo e faccio: questo lo posso fare. Dai. E più ne pensa che poteva andarti peggio. Tipo? Tipo di rimanere dietro, oppure di avere a che fare sempre con persone poco gradevoli. Invece così mi sembra che sia un ottimissimo ruolo. Sì, sì. E mentre parli, Alexander, tipo ti dà una pacca secco, che sicuramente secco non è. E tipo ti dà un bel colpone e dai, su, non ti preoccupare, anche se hai perso sei stato bravo, dai. E metto la mano nella sacca dei miei pantaloni a palloncino e tiro fuori un groviglio di cavi di strappi di vestito colorato e li metto in mano. Dico: e allora metti questo in giro in città, perché tutti devono seguire il colore. Agli ordini, capitano. Ora io è il momento che faccio qualche telefonata. Ci vediamo alle 6 del pomeriggio, quando tutti escono di lavoro. Io ora faccio delle telefonate e state tranquilli che saremo abbastanza. E sì, è vero, è troppo poco il preavviso, ma o facciamo così o quei bastardi ci fermano, no? Quindi voi andate in giro... E piano piano vedete che nel tornare verso la discoteca, vedete che piano piano tante persone cominciano a radunarsi davanti alla discoteca. Tantissime persone diverse. Comincia a diventare quasi una marea di colori, anche perché sono tutti vestiti in maniera stravagante, cosa che non accadeva da tantissimo tempo. Alcuni addirittura, ci sono alcuni writer che cominciano a disegnare davanti il muro della discoteca. Nonostante ci sia Secoli di fronte che tipo li guarda, loro sono tipo preoccupati. Poi
E Secco si mette a ridere, loro ricominciano a fare i disegni, i writing sui muri. Sì, mi avvicino ai primissimi, quelli più vicini a me, e senza dire nulla, allungo giusto una straccetta e faccio. Una persona con tipo il viso da pecorella, con le orecchie molto morbide che cadono dal suo viso, prende il tuo fascetta di colori e fa grazie. Lancio i fiocchetti rimanenti come coriandoli e scappo via impaurito. Dall'altra parte, da dove siete venuti voi all'inizio, vedete che piano piano arriva un'altra calca di persone, e a capo di questo gruppo di una trentina di persone sta arrivando Claudia. Vado da Ryu e chiedo: va tutto bene? Salto su due piedi spaventandomi perché non ero pronta a qualcuno che mi rivolgesse la parola. E inciampando un po' con i piedi, cerco di mantenere l'equilibrio, dico: sì, non ci servono le cipolle. Non ci servono le cipolle. Gente. Come non servono le cipolle? Ma le cipolle. La cipolla è quella che mi ha fatto fare amicizia, quindi servono le cipolle perché dobbiamo essere tutti amici qui dentro. E potremmo utilizzare anche altro al di fuori delle cipolle, tipo i nastri che avevi con te. Dove sono finiti? Nel frattempo io mi c'è. A terra. Allora, una persona molto molto bella, col pelo molto fufu, riccio, morbido, mi ha parlato e io gli ho dato i miei nastri, però non gli ho detto cosa gli servivano e adesso non ho coraggio di parlarci. Vuoi che ci parli io e le dica quello che vuoi dire tu? Sì. Cosa le vuoi dire? Che suo pelo è bellissimo, profuma di buono. Ok, e mi avvicino verso quella persona. Ma scusa per, diciamo, l'emozione della persona che ti ha dato questi fiocchi, ma apprezza molto il tuo pelo e dice che è veramente molto morbido. Profuma di buono. Lei tipo, ok, grazie. E mentre state parlando così, arriva Claudia che la prende proprio dietro le spalle e gli dà un bacio fortissimo. Capisci bene che è la compagna di Claudia. Che cosa è successo qua? Siete riusciti a convincere a Secco? Ah, e lei è la mia ragazza, Bianca. Beh, piacere Bianca. Comunque sì, siamo riusciti a convincere Secco. Arriva pure Secco. Bene. Siamo tutti qui, siamo quelli che abbiamo potuto prendere nelle poche ore che abbiamo avuto a disposizione, ma o facciamo così o se organizziamo qualcosa come si deve ce la bloccano. E poi siamo noi, no? Chi ci può fermare? Oh no, l'hai detto. Cosa? Niente, sfondiamo tutto! Dai! Ryu, guarda, andrà tutto bene. Tipo sì. Che felice di questo. Che succede? Ci siamo pronti. Ragazzi, ma io non vedo l'ora che vengano. Io spero che torni quello biondo. Se lo fraccagniamo di botte. Diego, si chiamava Diego, vero? Lasciatelo a me. Vi prego. Ryu, intanto tu, mentre stanno discutendo, ti senti di nuovo sollevare da terra da Secco e ti prende proprio ti fa sedere sopra le sue spalle. C'è uno spazio tra le spine dove tu vuoi sederti tranquillamente. Anche lei tipo... Sono un po' agitata con tutti questi tentacoli in mezzo alle gambe, però va bene. Sì, le spine intorno al culo, sì. Cioè, non è che va... I tentacoli fanno in modo che comunque ti sorreggono la schiena come se fossero un sedile, quindi poi tu sei proprio comoda sopra di lei. E beh, se siete pronti direi di andare a fare un po' di casino. Andiamo! Perché lo chiedi a me? E mi giro col megafono. Siete tutti pronti a fare casino? Dico, mostriamo i nostri colori! Tutti cominciano a lanciare coriandoli, tutti i vari nastrini che ti hai messo in giro vanno in aria e la folla comincia a partire verso quello che è il palazzone centrale.
La folla si muove prima da quello che è la via laterale, siete più o meno un 150 e cominciate a camminare e a fare casino per le strade. Le persone sono tipo lì che alcuni chiudono le finestre, altri escono fuori abbastanza straniti di rivedere di nuovo una cosa del genere. Alcuni del gruppo escono fuori quelle che sono delle casse e cominciano a far suonare diverse canzoni. Non esiste Lady Gaga, ma se ci fosse Lady Gaga in quel momento... Miss Gaga. Quando qualcuno affacciarsi, io faccio quello che mi ha insegnato Rain. Io faccio tipo da maggioretta, non ho il bastone, quindi... lo faccio roteare, vado in giro. Però nel frattempo mi guardo in giro. Voglio vedere Diego. Voglio che mi minacci Diego. Io no, io continuo a disegnare ogni tanto su qualche porta, tipo io quando è sceso nei figli dell'Egitto per disegnare sulle porte che chiudono le finestre, vado lì e segno un bel vedi un cuore oppure altri simboli inneggianti al prato. Alcune persone che cominciano ad unirsi al corteo, a fare il rumore insieme a voi. Io inizio a blaterare perché ormai sono euforica, non sto capendo bene cosa succede. E quindi, mentre converso con chi vedo, lo faccio tenendo il megafono vicino. Guarda quella persona che ha il pelo riccio bellissimo, lei è molto bella ed è bella sai perché? Perché non ha quella brutta camicia nera, quella persona è libera di essere com'è, anche io voglio essere libera di sono come sono, di essere come sono, di essere non come la cipolla, perché dentro io sono diversa, anche tu sei bellissima, guarda quella persona, siamo tutti diversi, però è bello che siamo tutti insieme. Cioè io commento così, no, il voto, per tutto il tempo siete questo sottofondo. Siamo tutti. Tutti una famiglia. Siamo orgogliosi di essere una famiglia, quindi diciamo molto. Siamo orgogliosi di essere una famiglia! E io incalzo da dietro il suo urlo di battaglia. Ho rimesso indosso l'armatura e queste piume colorate di pavone strisciano a terra come un velo. Completamente a caso. In fondo intanto alla via, mentre voi... state facendo casino, la gente che grida, che balla, le bandiere cominciano a spuntare, altri megafoni che si uniscono alla voce di Ryu. In fondo, lo notate, non avete paura di questa cosa, però dei furgoni neri cominciano a posizionarsi davanti al palazzone e un gruppo di persone vestite con delle camicie completamente nere si fanno quasi da barriera di fronte al palazzo. E capite che si stanno preparando a qualcosa. Quando vedo questa scena inizio a dire: eccoli, ci sono altri, ci vogliono fermare. Ma io ho avuto il coraggio. Ho avuto il coraggio perché oggi ho trovato una nuova famiglia. E noi siamo una famiglia, quindi andiamo avanti insieme. E tutti quanti insieme. E inizio a diffondere un sacco di questi pennarelli, mormorando alla folla: se ci attaccano, coloratevi. Voi continuate proprio ad avanzare fino a che quelle che sono le figure di fronte a voi sembrano diventare una minoranza di fronte a quello che siete voi, alla vostra potenza che state mandando in questo momento. Le altre persone sentite che vorrebbero unirsi a voi, ma hanno paura alcuni nei palazzi accanto. Però da che eravate 250, tu Ryu, girandoti un attimo, vedi che le persone sono diventate tantissime, il corteo è niente numeroso, saranno 300, 400, non ne hai idea, ma sono tantissime le persone. Non ci sono soltanto ovviamente queer, ma c'è proprio tutta la popolazione di quel paese che si sta ribellando e unendosi a voi, a quello che è il Pride. E il vostro casino viene spezzato dal suono di due enormi casse posizionate dietro i furgoni. Alcuni di voi la riconoscono. Alcuni di voi sanno che è Giovanna Angurie, la nostra nemica. Sapete benissimo che tutto questo è vietato, quindi tornate alle vostre case e nessuno si farà male. Cioè, sì, avrete probabilmente una multa per aver fatto un rave, però nessuno di voi si farà male.
E accanto a lui c'è tipo Diego con i suoi capelli rasati. Sì, 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 sì. Sì. Io lancio un bacino verso Diego. Hai detto che vuoi farci del male? Perché? Per la difesa del popolo italiano, qua dobbiamo fermare questo Pride prima che qualcuno si faccia male. Ma noi siamo il popolo italiano, perché? No, sono io il popolo italiano, mi hanno tutti votato! Sì, ma è vero, ma che cazzo la mano? Mi giro un po' schernendo, la guardo tutti, dico... Qualcuno di voi l'ha votata? E sentite l'eco, tata, nel silenzio, non so chi alza la mano fra di noi. Si sente qualcuno che si schiarisce la voce, secondo fondo della fila. Tipo... No, nessuno ti ha votato, ma noi siamo del popolo, quindi quello che dici è una bugia. Io non dico mai bugie, io da rappresentante del vostro stato non posso dire bugie. Si vede una mano bianca che si alza. Si potrebbe farla. Sì, dimmi pure. Me lo passi? Si vede Diego. La... No. Che cosa? Il cazzo di merda! Sei una maleducata. Querelala. Come ti chiami? Oppa! Io ve lo ripeto un'ultima volta, fermatevi e nessuno si farà del male. Abbiamo tutti riso e scherzato, ma ora torniamo tutti a casa perché domani dovete lavorare. Io ti dico un motivo perché non voglio essere arrestata. Io non voglio vergognarmi di essere semplicemente un po' più stupida, ma sicuramente di grande cuore verso le persone come i miei amici. E passo il megafono. Perché invece non ti colori tu? Oppure ci possiamo pensare noi? Mi giro verso gli altri per cercare dell'appoggio. Tutti estraggono i pennarelli che gli ho dato. Sono tutti quei pennarelli in aria. Io prendo il microfono. Ma da che pulpito dici di essere la rappresentante di un paese? Quando il paese che hai disegnato la parola libertà non so se la conosce realmente, visto che fare queste cose qua è proibito. Tu mi hai rubato il lavoro, grazie a te io non ho potuto esprimere il mio amore per una persona e adesso il mio circo è chiuso. Quale lavoro? Il circo è chiuso per la salvezza del popolo italico. Vedete intanto in fondo Giovanna Angurie che si sta aggiustando, si sta preparando. Va bene, non mi lasciate nessun'altra scelta. Se decidete di non fermarvi, saremo noi a fermarvi. Oh, aspetta. Mi prendo il pennarello da terra, mi sto vicino e sul megafono disegno un piccolo fiore. Gli faccio, perché dal nero spunta il colore. Dal colore spunta la vita. E sono certa che... Guardi che bei capelli biondi. Vedi che non c'è solo il nero. Ci sono anche gli altri colori. E sono belli, perché senza gli altri colori non avresti ottenuto il grigio che tanto adori. Senza gli altri colori non esiste il nero, non esiste il bianco. Basta! E penso che tipo un'onda d'urto fortissima, proprio distruggendo una parte del pavimento, ti trascina indietro, ti riporta verso il gruppo. Tutti quelli che siete in prima fila un attimo venite spinti e comunque gli altri vengono un attimo tenuti dal... L'onda d'urto viene bloccata da quelli che siete un po' in prima fila. Non volevo arrivare a tanto! Se succederà qualcosa sarà solo colpa vostra! E butta il... quello che è il megafono a terra, si leva il suo nome, enorme giaccone in pelle. E l'enorme giaccone, quando cade a terra, tipo Dragon Ball, proprio spacca il terreno. E da dietro ci sono due spade incrociate, come se ci fossero tipo dei... Sono strane, l'elsa delle spade sembra quello che è un acceleratore di alcuni motorini.
Dopodiché sguaina le spade e... le spade sono proprio delle motoseghe. E ti arriva tipo dritta come un treno addosso. Quello che faccio è la... schivo il suo attacco passandole sotto al braccio. E nel momento in cui sono dietro mi ci affaccio e le faccio tutto questo. È solo perché ci ami in fondo. E lei tipo un attimo rimane... Non è vero! Non è vero! Io, non, mi fa tutto schifo! Lei cerca di colpirti per prendere sempre l'aria con la sua motoseghe. Ogni volta che io mi sposto come un'ombra però fatta di luce effettivamente in quanto armatura bianca. E ogni volta che mi manca gli faccio... Prima o poi arriverai a colpire il mio cuore e prima o poi io colpirò il tuo di cuore. Mi lancio verso Diego invece perché voglio vedere che cosa fa. E nel lanciarmi non tiro fuori subito la spada, gli faccio boop sul naso. Ti sono mancato! Lui tipo quando gli arrivi addosso lui è tipo ah! Si sta bloccando ah! E gli tocchi il nasino e lui è tipo ma che cazzo sta succedendo? Lui apre un pochino gli occhi, cioè sposta le sue braccia, ti vede la tua enorme chioma. Non mi fare male, ti prego, non voglio farti male. Credevo fossi più infiammato di così. Se non mi querela. Ma che ti querela? Ma dai, per favore, se siamo praticamente la maggioranza, probabilmente la distruggeremo in poco tempo. Sei sicura? Sicuro? Eh sì, sono sicuro. Ok, scusami, sicuro. Ok. Voi siete degli stronzi, si gira verso gli altri. Voi siete degli stronzi. Non avete le palle di dirgli che è una stronza a lei. E non li querello questi. E strappa il foglietto dove aveva scritto il nome della persona che doveva querelare. Grande Diego. Faccio... Bitch, vieni con noi allora. Gli faccio strada. Lui ti segue tranquillamente e viene insieme a te verso il gruppo del Pride. Oh. Ehi, Giovanna, tu hai visto che noi siamo tanti e tanti contro uno. Ciò che noi unisce è l'ideale, che possono anche essere delle idee diverse dalle tue, però queste idee ci hanno portato ad essere quelli che siamo. E se anche il tuo concetto di libertà è diverso dal nostro, dacci almeno la possibilità di fare quello che noi facciamo senza imporre troppe regole a quello che noi semplicemente diciamo come nostro modo di amare e soprattutto manifestare quello che noi siamo senza dover per forza mettere solo colori scuri. Lei dà prima un colpo con una motosega al terreno cercando di colpire Pione. Si accorge di te, ascolta le tue parole, la motosega sta tipo rallentando e ricomincia, riparte e ti dà un calcione sul petto cercando di spostarti. Dovete smetterla! Io non sono così, io devo difendere il mio popolo! Su queste parole, Rio si incazza. Ok. Quindi inizia una corsa disperata. Mentre lo fa, correndo, notate che il suo 1,50 m scarso di statura riesce sempre a ingigantirsi. Si strappa questo mantello di stracci. Notate che è coperto di peli dal collo fino a metà polpaccio, quasi fosse una creatura tra il mannaro e l'orsino. E finalmente notate una grazia che finora non ha mostrato. Probabilmente i suoi vestiti le impedivano di muoversi liberamente perché si sforzava di stare a certe regole. Quindi corro verso la signora Frutta e alzo il braccio, dove adesso notate il medaglione che era diventato una spada, è diventato quasi un tirapugni, che sembra che sto per colpirla, ma all'ultimo l'afferro, se riesco, dalla vita. E con la forza l'alzo un po' girandola verso la folla e dico: da chi ci devi difendere? Questa è la tua gente, no? Lei rimane bloccata con le lame che stanno girando. Vede anche Ren insieme al suo sottoposto che la stanno abbandonando.
voi non mi fermerete. Cerca di fare un 360 e si va proprio, la schivate tutti quanti e lei corre dritta verso il corteo. Faccio lo sguardo verso Diego e dico: Diego, tu sei la nostra famiglia e uso ti scippo tantissimo, perché so che Diego adesso potrà capire queste parole, perché so che Diego ha testimonia, è testimone del fatto che io non ho ferito nessuno, che nessuno quasi si è fatto male per mano mia, che le intenzioni mie sono buone, e il fatto che lui si sia avvicinato passando dalla nostra parte mi ha fatto dare un po' di speranza, e questa speranza si chiama scippo. Allora, in verità io sarei stata pronta a lanciarmi contro Giovanni nel momento in cui lo faccio. Diego quasi prende coraggio, tira fuori la spada e si lancia contro di lei in una rincorsa, okay. E cerca di ferirla. Ok, lui quasi come un missile, grazie comunque alle tue parole, si prende di coraggio, supera addirittura Giovanna. Con la sua spada si oppone a quelle che sono le sue motoseghe. Le motoseghe quasi, le lame della motoseghe si bloccano alla sua lama. E sono le scintille che vanno ovunque. Loro due sono tipo così. Smettila di fare la gradassa! Non ti credi un cazzo di nessuno! E poi comunque non t'ho manco votato! E tipo. Oh. E. Le sue lame si spaccano, le lame della signora Angurie, e volano verso il gruppo dietro, verso quelli che sono i camiciati, cadono a terra e lei rimane senza armi in mano, si accascia in ginocchio davanti a tutti quanti. Avete vinto. Mi abbasso verso di lei e, frugando in quello che rimane degli stracci, tiro fuori la cipolla e gliela offro. Io invece mi avvicino pure e le offro un pennarello nero questa volta. Lei prende la cipolla, prende il pennarello nero. E che ci devo fare? Magari, ok, non ti possono piacere i colori e tutto il resto. È anche giusto magari che... ti piaccia il nero, è pur sempre un colore, fa parte comunque di un gruppo, fa parte comunque della ruota cromatica, quindi quello è il tuo colore e se ti piace va bene così, è il nostro modo per dire noi ti accettiamo. Ma almeno mi avete votato voi. Se ti fa piacere ti dico di sì, ti fa stare meglio. No, se la cipolla... prossima volta eviti di uscire con due tagliaerbe, posso pensare di votarti. Solo se mi fai consigliere, perché non penso che tu riesca a prendere troppe sane decisioni. Sai perché ti ho dato la cipolla? Questa cipolla non piace a tutti, perché la cipolla di solito puzza e quindi tutti non la vogliono. Però in realtà questa cipolla per me è molto bella, perché questa cipolla per me significa io sono tua amica. È la prima cosa che ho ricevuto dalle persone che mi hanno fatto del bene. E io voglio che tu sia mia amica. Anche se sei diversa. Non si dice diversa. Ma cosa vuol dire essere diversa? Io mi avvicino, guardo un po' la situazione. La mia intenzione è quella di abbracciarla. Dico, vedi come possono andare le cose? Lei se lo accolla l'abbraccio, vedi che tipo, ok, si fa abbracciare. E tipo è lì pat pat sulla tua schiena, senti tipo un pennarello e una cipolla che ti fanno pat pat dalla schiena. Io mi emoziono tantissimo in questo momento, cioè mi sciolgo tipo quasi le lacrime agli occhi. E dico... Abbiamo vinto! Lei prende l'orologio che ha sul braccio. Fateli passare. E si vedono tutti i furgoni che piano piano si spostano.
Prego, potete andare avanti e non annullerò più le festività e tutte le manifestazioni che volete fare. Avendo Diego accanto, gli faccio quasi un pat pat, come bravo, sei passato dalla nostra parte. Lui con quello che rimane della spada ancora in mano, tipo si gratta la testa. E grazie a te, e grazie a voi, grazie a tutti quanti. Era per colpa sua che ero lì, non potevo fare altro. A me tutte le persone mi dicevano sempre, cioè i miei genitori erano sempre lì a dirmi: ah no, devi fare questo, hai un bel lavoro, continua, non perdere il lavoro che hai, continua così, perché sennò c'è brighella. E quindi non potevo fare, la pressione sociale, tutte queste cose non me lo permettevano, però ora sembra finito. Pensala così. Grazie a lei, invece che per colpa sua, grazie a lei hai scoperto la vera bellezza che c'è dentro di te. Se non fosse successo tutto questo, chissà dove saremmo ora. Avete ragione, allora che facciamo? Finiamo questa manifestazione? Sì! Da tutti i palazzi tipo ci sono degli enormi fari che escono e cominciano tipo a colorare tutto quanto, tutta la zona. Cominciano a spuntare, non ve ne siete accorti, ma erano stati portati a un certo punto gli sparagas che c'erano all'interno della discoteca, e comincia tipo proprio a diventare tutta quanta la discoteca, tutta la zona dove avete combattuto. E anche i camminciati dall'altro lato, alcuni si allontanano perché si vergognano, ovviamente. Cominciano a divertirsi, si uniscono a voi e tutte le persone che sono lì cominciano a fare un'enorme marea di persone che balla e si mostra al mondo per quello che è. Quindi, signori, io andrei in chiusura della sessione. L'unica cosa che voglio chiedervi è: secondo ognuno di voi, facciamo in ordine orario, partendo da Ryu, il vostro personaggio da qui a un anno cosa sta facendo? No, da qui a un anno Ryu avrà aperto nel suo villaggio una piccola accademia dove spiega agli altri mannari come ci si comporta con le persone. Ovviamente ha nel col tempo iniziato una coltivazione di cipolle, perché insegna loro che è buona educazione portare un dono quando ci si incontra con le persone, e quindi le manda in città con dei nastrini e delle cipolle. Queste cipolle vengono tipo acconciate come se fossero bambole, con tutti questi nastri colorati, pupazzo di pezza, però con pupazzo di cipolle, dico. Prendi questa cipolla e dalla al tuo migliore amico, lo incontrerai sicuramente in città, ricordati di portare i colori. E vedete tutti questi orsi, lupi, rane, tutte persone di malesche, con le sembianze un po' umane, che sono amici fra di loro, ridono, se mi stanno ridacchiando attorno correndo, si lanciano in cipolle, tutti lassi del casino, immagina una scuola di animali come può essere fatta. E occasionalmente, nel senso, ad ogni raduna, ad ogni Pride, ovviamente, io in rappresentanza porto tutto il mio villaggio, compreso anche le persone più anziane. E ovviamente lì, insieme a te, in una, ad esempio, delle fotografie che fate del gruppo, c'è anche Claudia, insieme a Bianca, che tipo, immagino tipo una fotografia dove siete tutti quelli che lavorate all'interno della fattoria. Allora, di lì ad un anno, Rain avrà ricostruito quello che un tempo aveva perso, per colpa di quello che era, ovvero appunto un non binary, non dichiarato, e, anzi dichiarato da terzi, e essenzialmente si sarà occupato di prendere con sé tutte quelle persone che volevano mostrare il proprio estro in qualche modo, magari proprio in ambito circo, perché giustamente bisogna mantenere comunque questa cosa qua. E tra le varie persone che avrà appunto accolto all'interno della sua location ci sarà proprio Diego, che avrà proceduto a corteggiare quasi
come fosse tipo il film di The Greatest Showman, la storia d'amore tra Zac Efron e Zendaya. Sì, Zendaya. E lui se lo accolla, quindi tranquillo. E essenzialmente sì, il circo avrà dei colori differenti, non sarà più il classico tendone bianco e rosso, ma di vari colori, colori dell'arcobaleno, e sarà molto più aperto alla LGBT in generale. E Pione, quello che ha aperto è un tipo un piccolo laboratorio d'arte. Però è strano perché si dipingono le emozioni e quindi ognuno entra con le sue emozioni confuse, i suoi dubbi, paure e paranoie ed esce fuori con un quadro completo di loro stessi. Allora io penso che incomincerò a viaggiare diciamo per il mondo cercando di portare avanti gli ideali che ho capito che sono quelli che mi rappresentano, quindi con un slancio diverso dal passato e in ogni posto, in ogni villaggio che incontro cerco di diffondere il verbo sostanzialmente, senza mai dimenticarmi però da dove questa rivoluzione è iniziata, quindi tornerò spesso in questa città, tornerò a partecipare ai Pride con l'intento che c'è in me, insomma, di portare avanti sostanzialmente la giusta causa e il fatto che se una persona anche con un certo discreto potere si converte in ciò che sono i nostri ideali, so che una piccola parte di me ha vinto. Quello che vi so dire io è che semplicemente io non ho utilizzato nomi per quanto riguarda le città, non ho utilizzato nomi per i bar, non l'ho fatto casualmente, ma l'ho fatto semplicemente perché non voglio dare un luogo preciso a questo posto, perché può essere qualsiasi posto. Basta trovare un gruppo di persone per far capire che insieme si può fare sicuramente qualcosa, si può sempre cambiare tutto e non bisogna mai essere indifferenti a quello che succede soltanto perché, vabbè, andrà meglio dopo, perché se nessuno fa niente non andrà mai meglio dopo. Quindi, e non bisogna semplicemente partecipare alle cose solo perché se ne fa parte. Ma certe volte è anche buono, è una buona cosa anche allearsi agli altri. Io, come sapete bene, sono etero cis, non faccio parte di nessuna comunità LGBT, però mi fa piacere sempre partecipare al Pride in maniera molto attiva, lo potete vedere anche nei nostri social dove ci sono delle foto che fanno vedere quando abbiamo partecipato al Pride e quest'anno parteciperemo il 1 luglio a quello di Ragusa. Bisogna anche aiutare gli altri perché alcune volte semplicemente non ce la fanno le persone perché sono da sole, hanno bisogno semplicemente di un appoggio, quindi c'è bisogno sempre di un alleato. E mi ha fatto piacere essere in questo caso anche il vostro alleato della vostra avventura, non sono mai stato il vostro nemico fino all'inizio, anche se sono il vostro narratore. Io spero che voi vi siate divertiti, che gli spettatori si siano divertiti. Mi ha fatto super piacere avervi avuto qua come ospiti.